prende velocità all'autostart. La chiusura delle ali all'esterno è proprio Rolex UR che vuole correre davanti, va a chiedere strada a Rosa dei Venti, la ottiene, si sistema al comando. Terza posizione per Robby Live che precede Rania Rivarco. Discosto Rocco Deimar. Primo riferimento cronometrico in 16:01 da parte del leader con Rolex il favorito che comanda nei confronti di Rosa dei Venti, a seguire Robby Live. Intanto la progressione esterna da parte del numero 7 di Runaway Nando, 31:08 abbondanti il passaggio dopo i 400 metri iniziali, con Rolex che ha ripreso in mano Mario Manzone, controlla agevolmente la situazione, sempre tallonato da Rosa dei Venti in seconda posizione, 47:07 i 600, 15:09 per la frazione. Non ci sono variazioni di sorta, ora inizia la progressione all'esterno a largo di tutti il numero 9 di Rambo Hall SM che viene ad avanzare gli 800 in 1:03:07 da parte del leader, 15:09 ancora la frazione, con Rambo Hall che ha scavalcato il resto della compagnia e punta dritto sul leader Rolex UR, lo costringe ad accelerare. Rosa dei Venti sempre in seconda posizione, il primo chilometro in 1:18:08 abbondanti, 15:05 insiste Rambo Hall SM all'esterno di Rolex con sempre Rosa dei Venti terzo lungo i birilli. La frazione sulla penultima piegata in 15:06 da parte di Rolex che controlla agevolmente ancora la situazione, con all'esterno sempre Rambo Hall SM, Rosa dei Venti terzo in corda, più staccati gli altri concorrenti, con Rolex che aumenta i giri, 14 la frazione, Rolex, Rambo Hall che perde leggermente qualche battuta all'esterno, Rosa dei Venti ancora però saldamente lungo i brilli terzo in corda. Ora c'è lo scatto di Roxy Staff che avanza deciso, 14:02 la frazione, con Roxy Staff che va a prendere la scia di Rambo Hall SM, completamento della piegata finale, Rolex l'affronta in vantaggio, Rolex UR che scappa via, ci prova Rambo Hall ad andarlo a prendere, ma Rolex controlla per il momento agevolmente la situazione, lungo i birilli va a sprintare anche Rosa dei Venti, ma si lotta solo per le piazze, perché Lorenz non si prende più Rolex UR, Rosa dei Venti e Rambo Hall SM in rigoroso ordine d'arrivo. 2:39:08 il tempo totale da parte del vincitore, 1:16:01 il ragguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in 30:05:16 l'addirittura di arrivo, cost to cost per Rolex UR Mario Manzone 2:74 la quota al tot nazionale, la vittoria per Rolex UR 2:74 da chiaro e netto favorito, i colori sono della scuderia Ucci Riccitelli per questo figlio di Varenne che va a siglare questa quinta corsa del pomeriggio.